Buongiorno cari amici di Penisola TV e Campania Channel, ci troviamo a Via Nastro Verde, la strada che collega Sorrento con Sant'Agata, e purtroppo c'è sta un albero, come potete vedere, è stato tagliato, purtroppo le radici hanno ceduto e l'albero sta in bilico, pronto per cadere sulla strada. Purtroppo le macchine passano sotto, sta agganciato solamente a quanto pare con le radici. Ma cerchiamo di avvicinarci il più possibile. Ecco, come potete vedere, è un'uscita di una curva, questo albero sta penzolando e si è sorretto solamente dalle radici. Il tronco sta già vicino alla strada, questo con le prossime piogge, se non ce la fa più regge il terreno, scivola e arriva sull'asfalto, può anche creando un incidente, perché vedete le macchine passano qua, siamo anche in un bruttissimo posto. Ecco, queste sono immagini ravvicinate, vedete? L'albero è tagliato, però si mantiene solamente con le radici. È un punto abbastanza disgraziato che stiamo in curva e le macchine corrono. C'è il rischio che con le prossime piogge l'albero possa cadere in mezzo alla strada e fare un guaio.